Ci siamo, sindaco, terminati i lavori, si apre la rotatoria qui in uno degli incroci storicamente più pericolosi ad Alba Adriatica. Uno degli incroci più pericolosi e speriamo con questa opera di superare insomma, le difficoltà che abbiamo avuto sino ad oggi. E sono particolarmente soddisfatta di questo lavoro, che è stato addirittura riconsegnato in anticipo rispetto il cronoprogramma. È un'opera importante che va chiaramente a soddisfare un'esigenza preliminare dell'amministrazione comunale, che è quella della sicurezza stradale, ma che ha coniugato anche l'inclusione sociale, perché in quest'opera è stata realizzata anche una rampa per i soggetti più fragili, e ritengo che questo sia un aspetto molto importante. Ringrazio soprattutto la progettista, l'architetto Fanì, l'ingegnere direttore di lavori Massimo Ragni, che hanno individuato la necessità nell'ambito di questa progettazione. Un plauso va sicuramente alla impresa Petrini Franco, che è stata sempre, diciamo, presente insieme al progettista e al direttore dei lavori sul posto, e non è mancata la presenza quotidiana neanche dell'assessore ai lavori pubblici Vallese Giuliano. Riconsegniamo quest'opera, che è la prima che inauguriamo in questo scorcio di mandato, alla comunità. La raccomandazione è sempre la stessa: guidate con prudenza e rispettate la segnaletica verticale, la segnaletica orizzontale e soprattutto le norme che sono disciplinate dal codice della strada. Proseguiremo in quest'ottica, abbiamo già approvato la zona 30, è stata già emessa un'apposita ordinanza e adesso la squadra della segnaletica proseguirà in questo senso. Stiamo attendendo l'inoltro del preventivo per sistemare anche il semaforo di via Roma e l'impegno proseguirà in quest'ottica, sperando che siano tutti interventi fatti dall'amministrazione comunale a beneficio della collettività. E quindi oggi godiamoci questo momento, l'apertura di questa rotatoria, e buon viaggio a tutti i conducenti.